la geisha nel XXI secolo. Il rituale di formazione ed educazione della geisha nel XXI secolo non è molto cambiato da quello di 100 anni fa. Le discipline nelle quali ogni geisha si deve specializzare sono le medesime e la serietà con cui vengono offerte è sancita dal Kenba, una sorta di albo professionale che obbliga coloro che vi sono iscritte al rispetto di regole morali ed estetiche molto severe, dall'abbigliamento al trucco e allo stile di vita. Mentre prima, se una geisha voleva sposarsi, avrebbe dovuto ritirarsi, ora in Giappone, in molti posti, come a Tokyo, le geisha possono anche essere donne sposate, divorziate o con figli. Il loro salario è fissato da organi statali appositamente adibiti. A costoro le geisha devono far sapere a quali incontri hanno partecipato e per quanto tempo, perché possano ricevere lo stipendio in base al numero di clienti e al tempo, e perché l'ufficio possa mandare il conto al cliente. In questo modo le geisha non sono più legate economicamente all'okiya, che per legge non può più far contrarre dei debiti alle sue geisha. Il tempo che viene loro pagato è misurato in base a quanti bastoncini di incenso bruciano durante la loro presenza. Le geisha stanno man mano scomparendo, in parte dovuto al cambiamento della figura sociale della donna, che soprattutto nel periodo Kamakura doveva rimanere confinata in casa e riceveva un'educazione molto approssimativa, che spesso non permetteva loro di conversare e di interessare adeguatamente i propri uomini. La geisha compensava una figura femminile poco attraente, assolutamente sottomessa all'uomo e totalmente priva di una propria personalità, fornendo all'uomo quell'interesse che egli non riusciva a trovare tra le mura della propria abitazione. Ma ora la mutata condizione sociale della donna dei giorni nostri ha contribuito alla lenta scomparsa della figura della geisha. Le comunità che resistono sono principalmente quella di Tokyo e di Kyoto, la più importante. Le giovani donne che desiderano diventare geisha cominciano il loro addestramento sempre più tardi, dopo aver terminato un primo piano di studi nelle scuole statali, all'età di 15 anni, o persino l'università. Questo accade specialmente nelle città più popolate e aperte alla cultura occidentale come Tokyo, dove le geisha sono in media più anziane rispetto a quelle di altre città. Si stima che le geisha non siano più di un paio di migliaia in tutto il Giappone, e molti di loro sono ormai quasi solamente un'attrazione turistica. Complice di questo declino è la grande spesa che occorre sostenere per ottenere l'intrattenimento di una geisha. L'abbigliamento. Ogni donna giapponese, quando indossa il kimono, segue un codice che le permette di scegliere il kimono adatto all'occasione, cui accostare correttamente lo obi e gli accessori più indicati. Questo codice, che potremmo definire una vera e propria grammatica del kimono, viene seguito ancora più rigorosamente dalla geisha, cui è assolutamente proibito sbagliare, essendo il kimono uno degli elementi imprescindibili dell'estetica della sua professione. Questa grammatica si declina attraverso alcune variabili da tenere sempre presenti: il livello di formalità, l'età e la stagione. La geisha indossa sempre un kimono di seta in colori poco appariscenti o tenui per distinguersi dalle prostitute che indossano abiti dalle tinte forti. Nelle occasioni più importanti, un susohiki, detto anche ikizuri, è il kimono più elegante di una geisha o di una maiko. Lo indossano soprattutto per danzare e cantare. È un kimono più lungo degli altri e con l'orlo leggermente imbottito, in modo da ricadere a terra elegantemente. Non viene ripiegato in vita in modo da sollevare l'orlo da terra, ma viene lasciato come elegante strascico. Nelle feste eleganti, i tatami stesi a terra proteggono dall'usura lo strascico, mentre all'esterno le geisha camminano sostenendolo, ripiegando e sollevando l'orlo con la mano sinistra, in un gesto chiamato ashori, facendo vedere il nagajuban, che ovviamente è in colore emotivo coordinato al kimono, e la fodera del kimono stesso, anch'essa decorata. Una geisha indossa il kimono tutti i giorni, è parte della loro arte e della loro professione. Le geisha preferiscono motivi un po' inusuali, diversi dalle solite peonie e fiori di pruno che abbondano sui kimoni delle altre. La differenza però è soprattutto nel modo di indossarli. La geisha tirerà indietro il colletto del kimono fino a scoprire tutta la nuca, considerata un punto focale dell'erotismo giapponese. Il colletto più allentato sulla nuca permette la visione del motivo a coda di rondine. L'apertura del kimono è svasata verso l'orlo. Lo obi è annodato più basso, in modo da concedere un incedere più sinuoso e con un fiocco leggermente inclinato. Il colletto bianco del suo nagajuban sporgerà da sotto il kimono un poco di più delle donne sposate e magari
indossare in modo asimmetrico. Sono piccoli dettagli, ma ben chiari per chi conosce il codice del kimono. Il susohiki nero o okuro ikizuri viene indossato come tenuta più elegante di una geisha, la cosiddetta de, che fino all'inizio del secolo era costituito di due o tre kimono sovrapposti e coordinati, mentre oggi si è arrivati a un solo strato, l'obi. Circonda più volte il corpo femminile stringendolo in una sorta di elegante corazza. Va annodato a un'altezza prestabilita che varia a seconda dell'età della donna. È legato sulla schiena per mezzo di un nodo la cui forma cambierà a seconda dell'occasione e dell'età di chi lo indossa. Ritratto della geisha. Una geisha coniuga spontaneità e raffinato artificio. La sua conversazione è attenta e elegante. La bellezza della geisha è insita nella sua padronanza della canzone, della musica, del ballo, dell'abbigliamento, della raffinata presenza in qualunque occasione le si presenti. È una professionista nell'arte di far sentire gli ospiti a proprio agio, intrattenendoli anche con la conversazione e le battute di spirito. La geisha è capace di passare da discorsi impegnati a raccontare barzellette o storielle, se la situazione e la clientela lo richiede. Lo scopo di una geisha è di arrivare a rappresentare la perfetta incarnazione dell'iki, canone estetico su cui si basa l'essenza dell'essere giapponese. Per noi occidentali potrebbe rappresentare la grazia, intesa in senso ampio ed estetico. L'iki è uno stile, un comportamento, l'essenza della seduzione, che sceglie la via più difficile del mutamento, dell'adattabilità dell'anima al proprio interlocutore. Tutto ciò porta la geisha al di là della sua immancabile bellezza fisica. Essa contiene in sé la propria arte. La geisha studia la parte coinvolgendo tutto il suo essere, la modulazione del respiro, la silhouette, le acconciature, l'incedere. Il suo fisico deve essere sottile e slanciato. Perciò spesso non mangiano molto per paura di ingrassare. Il volto deve essere affilato, le sue guance dal colore pallido come il fiore di ciliegio o glaciali, così da ricordare l'autunno. I suoi lineamenti sono delicati, così come la sua figura, che deve essere una sintesi tra forza di spirito e fragilità. Deve essere capace di tenere tutto sotto controllo, tanto che anche il respiro deve essere modulato in una maniera stabilita. La sua voce deve avere un tono molto raffinato e deve essere modulabile a seconda delle circostanze. Il trucco facciale è particolare, la bocca va ridisegnata in modo da mostrare col ritmo delle labbra rilassatezza e tensione insieme. Gli occhi devono assumere un'espressione che evoca la dolcezza, lasciando intravedere opportunamente punte di civetteria. Il colletto del kimono deve lasciare scoperta la nuca affinché appaia la seduzione di una breve apertura sull'intimità del corpo. Il komata è una linea sottile sulla parte alta posteriore del collo, che viene spesso truccata per rispecchiare la figura della zona genitale. Ciò significa per la geisha l'aspirazione alla perfezione della bellezza erotica unita all'arte. I capelli sono normalmente lisci e di colore nero lucente e profondo e possono essere acconciati secondo un adeguato canone estetico. Differenze tra Maiko e Geisha. L'acconciatura. Mentre la geisha indossa solitamente parrucche, la Maiko ha i suoi capelli naturali. Entrambe vengono acconciate da parrucchieri altamente qualificati. Alla Maiko viene fatta l'acconciatura ogni settimana. Per mantenerla intatta, le Maiko dormono con il collo su piccoli supporti chiamati takamakura. Ornamenti nei capelli. La Maiko indossa ornamenti per capelli decorativi più elaborati, chiamati kanzashi, e i disegni possono variare a seconda del livello di addestramento. Durante il loro stage, il loro accessorio per capelli è una hana kanzashi, o un ornamento con fiori fluenti che pendono dai capelli fino al mento, di solito indossato durante il primo anno di allenamento. Al contrario, le geisha indossano un kanzashi più semplice, che di solito è solo un pettine.
Trucco. Entrambe indossano il trucco bianco, che copre la faccia, il collo e il petto, esclusa la nuca. Questa parte è considerata un'area tradizionalmente erotica in Giappone, quindi il trucco viene utilizzato per aumentarne la sensualità, lasciando di solito una forma V invertita su una geisha e una forma W rovesciata su quelle che hanno appena debuttato come Maiko. Poiché le Maiko non indossano le parrucche, hanno una fascia visibile di pelle non truccata intorno all'attaccatura dei capelli. Le loro sopracciglia sono colorate con rosso o rosa, mentre i loro occhi sono delineati in rosso e nero. Le Maiko del primo anno hanno solo il labbro inferiore dipinto di rosso, mentre le Maiko nel secondo anno e oltre hanno entrambe le labbra dipinte. Le geisha hanno le sopracciglia con un tocco di rosso e gli occhi delineati con il nero. Entrambe le labbra sono dipinte di rosso vivo. Kimono. Una Maiko di solito indossa un kimono a maniche lunghe, dal design colorato, con un obi più ampio, che forma un arco mentre si piega sulla schiena. Anche il colletto è una caratteristica distintiva perché spesso è ricamato e principalmente nel colore rosso. Le geisha, che sono più mature, riflettono la loro maturità anche nel kimono, che è più austero ma raffinato, con maniche più corte e solitamente in tinta unita, con un motivo semplice sul fondo. Il loro obi è più corto e piegato come un quadrato. I loro colletti sono completamente bianchi. Sia Maiko che geisha indossano i kimono in base alla stagione. Calzature. Le Maiko generalmente indossano sandali di legno molto alti, chiamati okobo, per evitare che il loro kimono tocchi il terreno. La laccatura nera viene usata d'estate per evitare che il sudore macchi il legno. Le geisha usano sandali di legno più bassi, chiamati zori o geta. In questi due video abbiamo visto come le geisha non siano affatto delle prostitute o delle sottomesse, ma hanno rappresentato l'unico esempio di donne istruite, emancipate e libere nella civiltà giapponese. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e un commento. Iscriviti e ricordati di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui miei video. Al prossimo video, ciao!